Qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani incontriamo Andrea Billau, che è stato chiamato come ospite, è stato invitato in qualità, diciamo, di io direi anche di esperto, perché lui tiene una trasmissione su Radio Radicale dedicata, diciamo, all'immigrazione e a tutte le tematiche correlate, e ha parlato appunto delle possibilità un pochino di un referendum sulle leggi sull'immigrazione. Ecco, ci puoi specificare meglio il tuo intervento e secondo te se ci sta anche un'agibilità, una possibilità effettiva di riuscire a raccogliere firme e a riuscire a proporre un referendum simile? Guarda, io sono intervenuto non sullo specifico della possibilità, perché questo poi lo decideranno i membri del comitato. È stata un po' una consulenza. Sicuramente ho insomma dichiarato, perché lo penso, che ci sarebbe la necessità, perché vista la situazione attuale politica, che, come dire, anche magari ci fossero nuove elezioni e la probabilità di affermazione ancora maggiore di Grillo, probabilmente i grillini, insomma, il Movimento 5 Stelle non ha quel tipo di cultura dei diritti civili, diritti umani, e quindi, cioè, una spinta referendaria per affermare questi diritti secondo me sarebbe necessaria. E dopodiché ho spiegato un pochino, perché abbiamo fatto un gruppo di lavoro con Mario Staderini, con Simone Sapienza, con il professor Fulvio Vassallo, che è appunto esperto, in particolare è lui che ha redatto i quesiti, e diciamo che sul nodo centrale della condizione migrante nel nostro paese, che è la famosa legge Bossi-Fini, integrata poi dal pacchetto sicurezza del governo Berlusconi, di Maroni in particolare come ministro dell'interno, che ha, come dire, è il nodo centrale della clandestinizzazione dei migranti che magari stanno in Italia anche da 20 anni, hanno un lavoro, poi lo perdono, adesso non più dopo 6 mesi ma dopo un anno, perché è stata leggermente aumentata questa cosa, dopo un anno di non lavoro perdono il permesso di soggiorno e quindi possono essere espellibili, quindi si interrompe non solo un percorso migratorio ma magari un percorso di vita che si è fatto in Italia con la famiglia, così. Quindi una condizione effettivamente drammatica, stupida, perché poi la clandestinizzazione significa appunto creare una situazione in cui la risorsa immigrazione, anche da un punto di vista economico, non viene più sfruttata bene, viene come dire messa in contrasto con il mondo del lavoro italiano, anche se poi sono su piani differenti le occupazioni degli immigrati e degli italiani, però comunque si crea quella condizione di avere un esercito di riserva di immigrati pronti a tutto, che dà l'impressione che ci sia una concorrenza, e quindi su questo si può agire il pregiudizio di tipo dei leghisti, insomma, di coloro, degli imprenditori politici, insomma, del razzismo. E quindi ecco, diciamo che tra l'altro questo referendum, è l'altro punto su cui mi sono soffermato alla fine, potrebbe anche dare quella primazia al mondo radicale in un mondo dell'antirazzismo che è abbastanza silente, e non a caso per esempio all'ultimo congresso radicale di Radicali Italiani ci fu la disponibilità del rappresentante e del responsabile di immigrazione nazionale della CGIL Soldini proprio su questo referendum sulla Bossi-Fini, perché, cioè, anche loro stessi sentono bisogno, no, di qualcuno che dal punto di vista politico stimoli, no, su questa questione, non si ha il coraggio di affrontare, tant'è vero che al limite adesso si discute con la nuova legislatura della cittadinanza più che giusta ai bambini che nascono in Italia, però il problema della condizione del migrante irregolare e della sua clandestinizzazione, questo non sembra all'ordine del giorno, invece secondo noi, insomma, che abbiamo pensato questi quesiti, bisognerebbe riporlo. Andrea, esulando un pochino da questa cosa rapidamente, anche perché ti chiamano per il pranzo, molto rapidamente, la situazione di Radio Radicale, adesso chiaramente qua in veste di redattore, credo che il redattore sia la qualifica professionale, perfetto, di Radio Radicale, relativamente alla convenzione rinnovi, attualmente qual è? Attualmente fino a novembre siamo coperti e dopo non si sa, ci dovrebbe essere una gara, è stata... però attualmente ancora non è stata incardinata, e quindi
Non saprei dirti, certamente, anche visto non abbiamo più rappresentanti in Parlamento, cioè sicuramente una situazione che così vista un po' ancora non troppo da lontano, insomma, perché novembre in fondo è vicino, un po' preoccupa, però appunto adesso dovremo capire, dovranno capire soprattutto chi insomma dirige la radio eccetera, come poter, no, anche interloquire con il nuovo Parlamento immagino, e vedere se si riesce a continuare questa esperienza che penso sia stata importante per tutto il paese e sia ancora importante, insomma. Quindi lunga vita al mondo radicale e anche a Radio Radicale, ogni augurio di, speriamo appunto, o che sia una gara o un rinnovo di questa convenzione. Certo. Grazie ancora Andrea Billau. Grazie a te. Grazie. Ciao. Simone, al ritorno ce le piace le dichiarazioni? Ma guarda, ti ringrazio però...